Buongiorno a tutte e a tutti, iniziamo il nostro terzo incontro, il nostro terzo webinar di questo ciclo di webinar denominato Così diversi, così uguali, voluto fortemente dall'Università di Udine e organizzato dal CUG dell'Università di Udine. È quindi il terzo incontro che ci consentirà di approfondire un altro piccolo aspetto, avere degli spunti di riflessione e delle curiosità che poi potremmo sviluppare ovviamente in altro modo, ciascuno secondo i propri mezzi, le proprie possibilità. E vi ricordo che stiamo registrando, vi ricordo anche che le registrazioni andranno poi sul canale Play UniUd su YouTube e abbiamo già creato una playlist di questo ciclo di webinar così diversi, così uguali, quindi li avrete proprio tutti in sequenza, è molto comodo. Oltre a questo voglio anche ricordarvi che esiste il sito del CUG dell'Università di Udine e sul sito del CUG voi trovate questi link e anche tante altre informazioni, quindi se seguite il nostro sito potrete rimanere aggiornati sulle varie cose che organizziamo. Il sito è semplicissimo da trovare, www.uniud.it/cug. Approfitto anche per portare i saluti a tutte voi, a tutti voi che ci state seguendo e che ci seguirete poi comodamente in videoregistrazione, di tutti i componenti e le componenti del CUG. E voglio citarle perché fino ad oggi avete conosciuto me, avete conosciuto il collega Francesco Bilotta, ma voglio portarvi i saluti di tutti quanti. E allora eccoli qua, chi sono i nostri componenti del CUG? Francesco Bilotta, Alessandra Catena, Yuki Gaudiuso, Andrea Lucatello, Nunziana Mastrangelo, Maria Cristina Miccoli, Laura Pagani, Stefano Piccini, Daniela Rimicci e la nostra tirocinante fondamentale per tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, Azaria Basile. Oggi il nostro incontro avrà come protagonista la professoressa Nicoletta Pellegrini, che molti di voi già conosceranno, ma probabilmente non tutti, perché comunque tratta di una materia molto particolare. La professoressa Pellegrini si occupa di scienze tecniche dietetiche applicate, è professoressa associata e oggi ci illuminerà su alcuni aspetti della nutrizione in una prospettiva di genere. Voglio soltanto dire due cose sulla professoressa Pellegrini, ce ne sarebbero tante da dire ma non abbiamo tempo, però voglio ricordare questo, che la professoressa Pellegrini si è occupata moltissimo e si continua ad occupare di nutrizione umana, è coordinatrice di progetti di ricerca di livello nazionale e internazionale, è stata premiata dalla Società Italiana di Nutrizione Umana e per meriti scientifici è stata insignita dell'onorificenza di Commendatore della Repubblica, che a questo punto io vorrei declinare come Commendatrice della Repubblica. E adesso lascio ovviamente la parola alla professoressa Pellegrini. Prego Nicoletta. Grazie, buongiorno a tutti. Comincio subito a condividere lo schermo, così poi mi posso rilassare su questo evento. Spero che vediate tutto il mio schermo anche in versione allargata, giusto? Perfetto. Ringrazio di questa presentazione, mi sento sempre un po' a disagio quando mi chiamano commendatrice, quindi non sono solita, ovviamente non è una cosa che sanno tutti. E ringrazio quindi la professoressa Filli di questa presentazione, ringrazio anche di avermi incluso in questo interessante diciamo corso o approfondimento che si intitola appunto Così diversi, così uguali. Il mio titolo riguarda appunto la nutrizione in una prospettiva di genere. Vi confesso che la preparazione non è stata assolutamente semplice perché mi sono resa conto che in realtà in nutrizione la prospettiva è molto considerata. Nonostante sappiamo tutti e oramai da tempo che i rischi in questo caso per esempio di probabilità di morte prematura per malattie non trasmissibili sono diversi tra i generi, in particolare come vedete sulla sinistra della diapositiva sono maggiori nell'uomo. Le malattie non trasmissibili sono le principali cause di morte delle popolazioni occidentali, così come per l'Italia
rappresentano il 91% delle mortalità, di tutte le mortalità, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi, nonostante queste evidenze, in nutrizione in realtà le differenze di genere sono veramente molto poco considerate. La maggior parte degli studi su cui ci basiamo per dare raccomandazioni di energia, nutrienti e alimenti da consumare sono basati sostanzialmente su studi in uomini giovani, sani e caucasici. E tutto per quanto riguarda poi i valori nelle donne e nelle varie età, questo viene sostanzialmente estrapolato sulla base di questi studi. Tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha effettivamente sottolineato la necessità di studiare queste differenze di genere per avere poi dei programmi più mirati che tengono conto appunto di queste differenze. Queste differenze sono sostanzialmente il risultato di diversi input multifattoriali che sono dovuti a una diversa genetica, ovviamente, a un diverso profilo ormonale, soprattutto degli ormoni sessuali, così come anche da fattori ambientali, tra cui ovviamente includiamo la dieta. Ovviamente l'argomento sarebbe piuttosto ampio e quindi, considerato i limiti di tempi che ho, vi farò sostanzialmente degli esempi. Partiamo per esempio dal fatto che alcuni geni sul cromosoma Y, quindi quello caratteristico del sesso maschile, sono probabilmente responsabili di valori pressori più alti nell'uomo, almeno fino a 60 anni, rispetto alla donna. Tuttavia, nella fase post-menopausale, questi valori aumentano nella donna, tale per cui alla fine la prevalenza di ipertensione, vedete, è sì maggiore nell'uomo fino però a 45 anni, si equivale tra i 45 e 64 anni per poi aumentare grandemente nelle donne dopo i 65 anni. L'ipertensione è una patologia che è piuttosto diffusa, si stima che sia presente nel 40% della popolazione mondiale sopra i 25 anni. E soprattutto è un fortissimo fattore di rischio per malattie cardiocircolatorie e è legata alla spiega il 50% degli eventi ischemici. Quali sono i fattori alimentari e di stile di vita che possono prevenire le variazioni pressorie e quindi l'ipertensione? Sicuramente l'attività fisica, quindi quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il movimento del corpo prodotto dalla muscolatura scheletrica che ha un effetto sul dispendio energetico, quindi vuol dire che facendo attività fisica io accelero il mio metabolismo basale, quindi questo mi consente sostanzialmente di mangiare un po' di più, perché consumo un po' di più. La regolare attività fisica favorisce uno stile di vita sano che ha notevoli benefici nell'arco di tutta la vita, quindi dovrebbe essere praticata lungo tutto l'arco della vita. Non ci sono raccomandazioni diverse tra i generi, se consideriamo gli adulti le raccomandazioni sono almeno 30 minuti di attività fisica moderata, quindi camminare velocemente in pianura, giocare a golf, nuotare o pedalare a ritmo lento per almeno 5 giorni a settimana o 20 minuti di attività fisica intensa come corsa a ritmo lento, invece nuotare a ritmo più veloce per almeno 3 giorni a settimana. Cosa consumare, cioè quali sono quindi gruppi alimentari che ci proteggono da aumenti pressori e quindi ci riducono il rischio di ipertensione? Mi aiuta a spiegarveli, a raccontarvi di questa revisione e metaanalisi della letteratura piuttosto recente, dove si parla di cereali integrali, di frutta oleosa, di legumi, di prodotti lattiero-caseari e dove i ricercatori hanno stimato
che con 90 grammi di cereali integrali, 160 grammi di frutta, 28 grammi di frutta oleosa, tenete conto che la porzione italiana raccomandata è di 30 grammi, 75 di legumi e 800 grammi di prodotti lattero-caseari, tra cui ovviamente anche il latte, abbiamo una riduzione del 40%, 44% di ipertensione. Un altro fattore da controllare nella nostra alimentazione che ha grossa influenza sulla pressione sanguigna e quindi anche sull'ipertensione è ovviamente il sale. L'assunzione giornaliera raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è di 5 grammi massimo, dovrebbe addirittura essere portata a 4 nel caso degli anziani, mentre l'alimentazione italiana porta un'introduzione media intorno ai 10 grammi, quindi molto maggiore rispetto a quello, addirittura il doppio di quello raccomandato. E questa introduzione è non solo il sale che aggiungiamo, che rappresenta il 36% e chiamiamo discrezionale, ma soprattutto i prodotti trasformati, sia con trasformazioni industriali che domestiche, che consumiamo. Quindi qui possiamo in qualche modo agire, possiamo scegliere solo saltuariamente alimenti con una quantità di sale superiore a un grammo e due, quindi leggendo le etichette possiamo ovviamente sceglierli e quindi dobbiamo consumare solo saltuariamente salumi, formaggi, pizza, crackers, patatine, pesce conservato, piatti industriali pronti, mentre dovremmo prediligere alimenti che sono a basso contenuto di sale, come quelli che hanno appunto una quantitativa inferiore a 0,3 grammi per 100 grammi, come carne, pesce, uova, frutta fresca, spremute, eccetera, eccetera. E ovviamente consumando pane, pasta, eccetera, scegliere quelli, aggiungerne poco e scegliere quelli a basso contenuto di sale. Elevate quantitativi di sale non determinano solo ipertensione, ma tutte le patologie riportate in questa diapositiva, tra cui l'osteoporosi, perché elevate introduzioni di sale portano l'organismo ad espellere maggiori quantitativi di sodio e questo determina una maggiore escrezione anche di calcio che viene rimosso dalle ossa. E l'osteoporosi è un'altra di quelle patologie per cui esiste una prevalenza molto diversa a seconda del genere, in particolare molto più alta nella donna che nell'uomo. E questo mi porta al secondo aspetto di grossa differenza, che determina le grosse differenze tra i due generi, cioè il profilo degli ormoni sessuali, che sono gli androgeni, gli estrogeni e i progestinici, presenti nell'organismo di entrambi i generi, ma gli androgeni, come soprattutto il testosterone, prevalenti nel sesso maschile, e gli estrogeni progestinici invece in quello femminile, soprattutto nella condizione premenopausale. Gli ormoni sessuali determinano la struttura delle ossa e le differenze tra due generi, sia in dimensione che risposte biomeccaniche, massa minerale, turnover, microstruttura trabecolare. Durante l'arco della vita perdiamo densità minerale e microstruttura, ma questo succede maggiormente nelle donne. Di conseguenza la prevalenza di osteoporosi è appunto più alta, circa 3 volte nelle donne rispetto agli uomini. E questo perché? Per vari motivi. Prima di tutto una minor deposizione di massa ossea. Questa è massima nell'età adolescenziale e si conclude ai 30 anni. Come vedete alla destra della diapositiva, il picco di massa ossea è minore nelle donne rispetto all'uomo. Dai 20 ai 40 anni ho un rimodellamento dell'osso dovuto all'attività fisica che faccio e al grado di
di carico che ho sul tessuto osseo e quindi da qui l'importanza dell'attività fisica, dai 50 anni in poi, io sostanzialmente dai 40 anni in poi, scusate, perdo massa ossea, ma questa perdita è maggiore soprattutto quando ho il declino degli ormoni estrogenici, perché gli ormoni estrogenici tendono a bilanciare quel turnover che nell'osso avviene quotidianamente tra il riassorbimento dell'osso e la sua deposizione, mentre il calo degli estrogeni favorisce il riassorbimento osseo, quindi con una perdita finale di densità ossea. Cosa possiamo fare per prevenire l'osteoporosi? Dobbiamo agire introducendo quantitativi idonei di tre nutrienti fondamentali per la costituzione dell'osso: la vitamina D, il calcio e quantità raccomandate di proteine. Questo ovviamente dobbiamo farlo in età adolescenziale, quando appunto io sviluppo il mio picco di massa ossea. Dobbiamo fare attività fisica, questo in tutto l'arco della vita, dobbiamo bere poco alcol e evitare il fumo. Tuttavia non ci sono raccomandazioni specifiche di questi nutrienti nei due generi. Infatti, le proteine, se prendiamo l'età adulta, si esprimono in grammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno e sono gli stessi per il sesso maschile e il sesso femminile. La vitamina D in microgrammi DIE è uguale nell'arco di tutta la vita, escluso nell'ultima fascia, ma non ci sono differenze di genere. E non ci sono differenze di genere. Il calcio espresso in milligrammi giorno, l'unica piccola differenza la vediamo nella seconda fascia dell'adolescenza, cioè dai 15 ai 17, quando nel ragazzino il valore è 1300 milligrammi contro i 1200 della donna, tenendo conto appunto di un maggior deposizione ossea. Se vogliamo vedere differenze di genere, dobbiamo ricorrere a due momenti fisiologici particolari della vita di una donna, che sono la gravidanza e l'allattamento. Nel primo caso ho necessità aggiuntive di macro e micronutrienti per depositare nuovi tessuti materni e fetali, nel secondo caso ho necessità per la sintesi del latte materno. Altre differenze: sappiamo anche che la mortalità per cardiovascolare è diversa nei due generi. Nell'uomo aumenta fino a circa i 50 anni per poi diminuire leggermente, mentre nella donna si ha un continuamento con l'età, tale per cui nell'ultima fase della nostra vita la mortalità si equivale. Quali sono i fattori che sono coinvolti in queste differenze di genere? I fattori sono sia ovviamente fisiologici, sia però anche economici, culturali e psicologici. E normalmente, per esempio, la condizione economica è peggiore nella donna, e questo ha grosso risvolto sulla qualità della dieta e sul stile di vita. Da un punto di vista fisiologico, sappiamo che le donne in premenopausa hanno una funzione cardiovascolare complessivamente migliore rispetto agli uomini, ma questa peggiora nella postmenopausa. Gli estrogeni sono anche responsabili probabilmente di più bassi valori di colesterolo LDL circolante, quello che chiamiamo colesterolo cattivo, e omocisteina. Entrambi sono fattori di rischio per queste patologie. Tuttavia, non è noto ancora oggi se la migliore condizione nella premenopausa per quanto riguarda il rischio cardiovascolare sia legato rispetto alla postmenopausa, sia legato all'evento appunto della menopausa e quindi tutti i cambiamenti fisiologici che avvengono, oppure in realtà sia semplicemente legato all'invecchiamento della donna. Anche perché ovviamente sono difficili fare degli studi per cercare di separare queste due condizioni.
Per proteggerci dagli eventi cardiovascolari abbiamo diversi fattori alimentari, tra cui, per tirarvi un po' su di morale, visto anche la condizione pre-pranzo, vi riporto l'effetto delle bevande alcoliche, in particolare del vino. Questa revisione della letteratura e meta-analisi di colleghi italiani, pubblicata circa una decina d'anni fa, dimostra che il più basso rischio di eventi fatali e non fatali vascolari si hanno con un'introduzione giorno di 21 grammi di alcol, che corrispondono a circa 2 bicchieri di vino al giorno. Anche qui però, e soprattutto qui, ci sono delle differenze di genere, perché l'etanolo è una sostanza che deve essere detossificata dall'organismo, e questo avviene tramite 2 passaggi enzimatici da alcol etilico ad acido acetico, dove entra in gioco un enzima fondamentale che è l'alcol deidrogenasi, e qui c'è una grossa differenza di genere. Sappiamo infatti che le donne hanno una minor tolleranza all'alcol. Per esempio, l'attività enzimatica dell'alcol deidrogenasi nello stomaco è maggiore nell'uomo rispetto alla donna, quindi vuol dire che questo mi porterà, a parità di consumo, a una maggiore alcolemia nel caso della donna, e l'alcolemia ovviamente dà una serie di effetti negativi anche positivi per quanto riguarda le protezioni cardiovascolari. Quindi in questo caso le raccomandazioni sono diverse per genere, fino a massimo 2 unità alcoliche, quindi pari a appunto questi circa 20-22 grammi di alcol al giorno nell'uomo, mentre nella donna e nell'anziano non più di 1 unità, quindi circa 1 bicchiere di vino al giorno. Nell'anziano perché ho un declino dell'attività enzimatica, di tutte le attività enzimatiche, quindi anche quelle di detossificazione, e in nutrizione vi ricordo che parliamo di consumo a basso rischio di bevande alcoliche, perché seppur all'etanolo riconosciamo comunque una attività nella protezione della mortalità cardiovascolare, l'etanolo è comunque un carcinogeno di tipo inserito nel gruppo 1, quindi favorisce a qualunque quantità, a qualunque dosaggio il rischio di cancro. Cosa posso concludere quindi? Che nonostante esistano delle sostanziali differenze fisiologiche legate al sesso e anche al genere, inteso come altri aspetti di tipo socioculturali, economici e psicologici, a livello di popolazione generale non vi sono attualmente studi sufficienti che ci possono fornire informazioni per dare raccomandazioni diverse dei due generi, se non quando la donna è in uno stato particolare, che è nei 2 stati particolari, che sono gravidanza e allattamento. Quindi c'è ancora molto da studiare, e con questo vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie Nicoletta, è veramente molto chiara, e credo che tutti, compresa la sottoscritta, sono riusciti a capire anche concetti molto tecnici e senza essere adeguatamente preparate e preparati. Devo dire che mi lasci proprio con la domanda, perché quello che tu hai detto alla fine mi sollecita una curiosità. Non è stata ancora studiata abbastanza la nutrizione in questa prospettiva, intendi? Sì, esattamente, esattamente. Sappiamo che esistono delle differenze, quello che ho cercato di farvi brevemente capire, ma in realtà lo studio di queste differenze non è stato ancora sufficientemente approfondito, e quindi effettivamente non abbiamo grandi informazioni per poter dare delle raccomandazioni diverse. Ecco, questo è molto interessante, perché è accaduto anche in altri ambiti, e lo vedremo anche parlando con i vari ospiti.
Proprio perché molte volte l'altra metà del cielo è stata trascurata, quindi si è tenuto in considerazione fondamentalmente il punto di vista maschile, ritenendo che l'essere umano di sesso maschile rappresenti il prototipo valido sempre e comunque. Teniamo presente che anche i bambini, le bambine sono stati spesso trascurati nel corso della scienza, essendo considerati in passato come semplicemente dei piccoli adulti. Quindi è un errore che deriva da una mentalità, da un punto di vista che in realtà è un punto di vista che coglie soltanto parzialmente quello che accade, quello che ci circonda. Chiedo se ci sono delle domande, chi non ha il coraggio di comparire in video può fare la domanda tramite chat. Posso fare una domanda? Se Certo, sono il professor Cucillo fa la domanda, chiedo. rappresentante del sesso forte, visto che qua manca, quindi era doveroso che partecipasse, cioè che partecipa, facesse una domanda per rompere il ghiaccio. Senti, Nicoletta. Parti dal presupposto che sia il sesso forte su cui Certo, vabbè, altrimenti non, cioè, vuol dire, ovviamente. cimentarmi da solo all'interno di un contesto di solo donne, cioè, mi sembra che debba essere forse il sesso forte, altrimenti avrei paura. No, adesso scherzi a parte, no. Volevo chiederti una serie di domande, che è stata molto bella e molto interessante, Nicoletta. La prima è, ma è possibile ricondurre la gran parte di queste differenze agli ormoni differenti che abbiamo, a me, ai loro livelli? Non è riduttivo, perché tu hai iniziato dicendo anche questo aspetto, l'uomo ha prevalenza di testosterone, le donne hanno estrogeno e progesterone nel momento in cui è nella premenopausa, dopo la menopausa, questo cale si correla con una serie di differenze che ci sono nel contenuto osseo e altro. Quindi è possibile avere soltanto una restrizione a questo? E questo quanto influenza? Perché sono ormoni che influenzano l'espressione genica e quindi molti di quei geni che tu hai anche citato, come l'alcol deidrogenasi, sono sotto influenza di questi ormoni. E la seconda domanda, invece, che è un po' più tecnica e nutrizionistica, ma le differenze di proteine, l'apporto proteico tra uomo e donna è anche qualitativo o soltanto tra virgolette quantitativo nel corso della vita? Allora, quanto indubbiamente gli ormoni influenzano, perché appunto poi hanno recettori non solo sui tessuti sessuali, ma su tantissimi altri tessuti, tra cui ho fatto l'esempio appunto dell'osso, eccetera. Sicuramente non possiamo ridurci agli ormoni, questo è chiaro, e anche perché in realtà c'è tutto un aspetto che non ho considerato e forse non è ancora sufficientemente considerato, che è quello poi della differenza sostanzialmente. Leggevo tra l'utilizzo del genere e del sesso, nel senso sesso lo usiamo quando più collegato a questioni fisiologiche e genere invece più a questioni invece anche ambientali, culturali, sociali, eccetera. Quindi probabilmente anche questi aspetti devono essere inevitabilmente considerati. Per esempio, nelle malattie cardiovascolari, leggevo che tra i maggiori determinanti ci sono anche la depressione e le condizioni psico-sociali della donna, quindi che sono grossi determinanti per le malattie cardiovascolari. Quindi sicuramente non possiamo ridurre tutto all'aspetto fisiologico, tra cui gli ormoni probabilmente sessuali hanno un ruolo centrale. Ahimè, per quanto riguarda invece le raccomandazioni di proteine, non ci sono differenze in termini di grammi di proteine, non ci sono neanche differenze attualmente, cioè non ci sono studi a sufficienza per poter dire che dovremmo qualitativamente mangiare diversamente come qualità di proteine. Perché anche per riprendere quello che diceva la professoressa Fili, gli studi in effetti sono fatti nell'uomo, ma se ci pensiamo perché è più semplice, diciamo, soprattutto nell'età fertile, la donna è soggetta a cambiamenti ormonali nell'arco del mese, quindi fare uno studio
nutrizionale con delle donne, se sappiamo che il quadro ormonale influenza il nostro outcome, cioè quello che stiamo studiando, ci costringe a selezionare donne nello stesso momento fisiologico, con lo stesso profilo ormonale, quindi ci complica molto la vita e quindi ce la semplifichiamo arruolando spesso solo una corte di maschi, così almeno abbiamo livelli circolanti sempre più o meno simili con meno influenze sugli outcome. Grazie, da sesso dominante a sesso cavia. Quindi, ahimè, mi rendo conto che anch'io come sperimentatrice ho sempre favorito la selezione e il reclutamento di soggetti maschi perché erano più semplici. C'è anche un secondo controsenso, che è quello che poi spesso come cavie di laboratorio, levando gli uomini, si usano topini femmine, che quindi crea ulteriormente il problema. Invece la domanda mia sull'apporto proteico, o meglio sull'alimentazione, è ampiamente dimostrato che alcune cose, tipo per esempio il livello di colesterolo, nella donna un po' più alto che nell'uomo, è protettivo nei confronti dello sviluppo di malattie come l'Alzheimer. Tant'è vero che c'è anche una correlazione con alcune molecole come ApoE che sono fondamentali anche per il trasporto. Quindi per questo ti chiedevo, ma l'apporto quantitativo di proteine o di altri alimenti è uguale, deve essere uguale, ci deve essere una discriminazione, a parte quello che tu hai detto come giusta considerazione che ci sono dei bias nel reclutamento delle cavie degli uomini o delle donne per condurre studi di interesse nutrizionistico? Io francamente non ho presente studi che dimostrano una diversa necessità proteica in termini di qualità, non perché probabilmente non ci sia, ma perché probabilmente non ci sono studi a sufficienza su questo argomento, quindi la mia conclusione è sempre quella, sarebbe interessante appunto affrontare questi argomenti molto di più, queste differenze di genere. Bene, mi piace perché a questo punto stiamo anche suggerendo delle nuove tesi, eventualmente anche di dottorato di ricerca, no? Per le nuove generazioni di ricercatrici che auspichiamo di reclutare. Ringrazio moltissimo la professoressa Pellegrini per la sua chiarezza, ringrazio anche il professor Puccillo per le domande molto opportune che ci hanno anche consentito di fare dei focus mirati. Ci sarebbe un'altra domanda in chat. Se è veloce, volentieri. Barbara chiede, le differenze sono legate particolarmente all'età? Diciamo che le differenze in un certo senso si assottigliano nel momento in cui la donna va in menopausa, quindi però come dicevo prima forse la menopausa è vista come un evento centrale nell'invecchiamento della donna, ma forse anche il normale invecchiamento ha un suo ruolo, quindi non è facile da rispondere come domanda, soprattutto se devo metterci molto poco. Va bene, allora sono le 12.32, quindi direi che l'obiettivo è stato raggiunto, vi abbiamo lasciato con alcune informazioni importanti, molte curiosità che possono appunto stimolare anche la vostra ansia e curiosità di apprendere nuove informazioni, nuove nozioni su questa materia molto interessante, molto utile anche per quello che riguarda poi la ricaduta pratica sulla vita quotidiana di ciascuno di noi. E vi lascio con l'ultima informazione, cioè l'appuntamento della prossima settimana, ci sarà il professor Gianluca Tell che metterà in luce alcuni aspetti molto interessanti, ci insegnerà quali sono le basi molecolari delle differenze umane e ci lascerà con questa domanda: siamo davvero così diversi? E io su questo vi ringrazio, vi saluto, buon weekend a tutte e a tutti, alla prossima volta, arrivederci. 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 Arrivederci.